Salve a tutti i lettori di Spazio Games. Eravamo nello stand di Ubisoft, in questo caso a provare The Crew 2, il titolo che ci porterà al titolo automobilistico, ma quest'anno non soltanto, visto che troveremo anche moto e aerei. E niente, ci porterà quindi tra le lande degli Stati Uniti a gareggiare, alla fine a gareggiare in competizioni diversissime. Noi piloti dovremo cercare di conquistare il successo social, gara dopo gara, acrobazia dopo acrobazia. Abbiamo avuto modo quindi di provare questo cambiamento seamless tra le diverse auto, moto e moto, veicoli d'acqua oppure aerei, e tutto avviene in realtà a pressione di un tasto. Quindi niente, stiamo andando, facciamo un salto e col salto possiamo prendere il volo con l'aereo. È tutto veramente fatto bene e possiamo credere che in questa maniera The Crew 2, The Crew in generale, la serie, possa trovare la sua strada, una strada diversa da quelle che in realtà stanno battendo gli altri competitor. Comunque in generale abbiamo provato anche alcune competizioni dedicate e anche queste ci sono piaciute, perché soprattutto si sente una differenza tra i diversi veicoli, che siano essi veicoli terrestri, che siano essi invece magari veicoli acquatici. In questo caso abbiamo provato prima a utilizzare un motoscafo un po' più grosso, un po' più robusto, che richiedeva tempo prima di riuscire ad organizzare una manovra, mentre invece dopo con un motoscafino molto più piccolo, tranquillo ma anche scattoso, siamo riusciti a fare davvero dei numeri assurdi. Praticamente questo in generale è quello che vuole essere The Crew 2, una summa di tutto quello che abbiamo visto nelle gare automobilistiche, a quanto pare di aerei e soprattutto di motoscafi, quindi un insieme davvero variegato e diversificato. Anche per questa anteprima è tutto, vi rimandiamo sempre alle pagine di Spazio Games per tutto il resto del coverage E3 2017. Un saluto, alla prossima, ciao ragazzi!